storia è sempre quella. Siamo tutti ecologisti quando non ci tocca rinunciare a niente, no? A parole siamo tutti bravi, rispettiamo l'ambiente, mangiamo bene, facciamo del moto, eccetera, eccetera. Poi però quando andiamo a vedere, come dire, i nostri usi e consumi quotidiani, lì troviamo le pecche e se qualcuno ce le fa notare uno dice vabbè, mica posso vivere senza elettricità, per dire, mica posso vivere senza prodotti chimici, mica posso vivere senza frigorifero. Beh, c'è qualcuno che ce l'ha fatta, o almeno ci ha provato, ha fatto questo esperimento e noi ce l'abbiamo in collegamento su Ecoradio. Si chiama Tatiana Maselli, buonasera, benvenuta su Ecoradio, Tatiana. Ciao, buonasera. Ciao Tatiana. Allora, senti, innanzitutto io prima ho dato il sito, lo ridò, perché se volete conoscere meglio, diciamo, ciò di cui stiamo parlando, www.ideetascabili.it. In realtà, fra parentesi, c'è un eco, cioè eco idee tascabili. Perché questo eco, Tatiana? Beh, perché era partito come idee tascabili, perché io sono tascabile, il mio nick è tascabile, e poi pian piano ha virato sempre più sulla sostenibilità, l'ecologia, e quindi è comparso questo eco tra parentesi. Prima era un sito dove segnalavo magari delle buone pratiche non fatte da me, quindi non direttamente portabili a me, e poi è diventata proprio un'esperienza di... Quindi dici, a furia di segnalare buone pratiche, a furia di sentire esatto. buoni esempi, eccetera, hai detto, vabbè, senti, sai che c'è, adesso le metto in pratica pure io e via, vediamo esatto. che succede, no? Ma tu in realtà hai fatto una vera e propria esperienza, cioè hai fatto 12 eco-rinunce, no? Hai rinunciato ho portato per esempio... avanti questo progetto per un anno in cui ogni mese rinunciavo a comodità, diciamo, un'abitudine... Una cosa, ad esempio, le sigarette, che non so, una cosa che facciamo in molti, fumare senza magari porci domande sulla questione, domande certo. a livello di sostenibilità. Oppure magari sì, sono quelle domande che però diciamo svaniscono alla sigaretta che ci si sì, accende esatto. subito dopo. Dice, vabbè sì, sarebbe meglio non fumare, però vabbè, c'ho voglia di fumare. Però, vabbè, esatto, lo faccio. Invece tu sei riuscita a rinunciare per un anno, quindi 12 mesi a 12 cose diverse. Non le hai sommate? Cioè, che ne so, se il primo mese hai rinunciato al frigorifero, poi il secondo mese non è che rinunciavi al frigorifero più un'altra cosa, no? Beh, alcune si sono sovrapposte, nel senso che poi la prima è stata la più eclatante ed è stato il frigorifero. E il frigorifero io ho iniziato a maggio del 2011, poi è rimasto spento fino a luglio, quindi si è sovrapposto ad altre ecofatiche. Ah, però. Poi l'ho riacceso perché faceva parecchio caldo e... Bere l'acqua a temperatura ambiente diventava un po' problematico. Diventa un po' difficile. Ma tra l'altro, allora, sono 12 ecofatiche, no? Sono un po' come le fatiche di Ercole, ma è stata un'esperienza faticosa? Tutte le rinunce hanno avuto lo stesso peso? Qual è quella che ti è pesata di più, per esempio? Io dico sempre quella senza sigarette, perché per un fumatore purtroppo è la cosa più faticosa a cui rinunciare. Certo. In realtà, per una persona normale, diciamo, probabilmente sì, il frigorifero è quello. Quindi diciamo per un non fumatore, insomma, il frigorifero è la cosa meno semplice alla quale rinunciare. Perché hai cominciato dal frigorifero, Tatiana? Perché hai rinunciato al frigorifero? Perché l'ho letto su un libro. Stavo leggendo un libro che è Dormire nudi e verde, e questa giornalista canadese, l'autrice del libro, ha proprio tra tutte le sue rinunce, perché anche lei ha portato avanti per un anno un progetto di rinunce, però... Ecco, non ti sentiamo più, non sentiamo più Tatiana, ecco, c'è un problema tecnico, infatti, vedi, la tecnologia, facciamo passi in avanti incredibili e poi basta niente, via, cade la linea e per cui bisogna ricominciare tutto quanto da zero. Però comunque, ecco, allora, la prima rinuncia che Tatiana ha fatto è quella al frigorifero. Ora, voi riuscite a immaginare di vivere senza frigorifero? Io sinceramente no, cioè nel senso mi ci sto sforzando, però ci sono parecchie di quelle domande che mi verrebbero in mente, per esempio dove metto la roba che è dentro il frigo, che faccio? Non la compro oppure la devo comprare ma la devo consumare immediatamente? Beh, ci sono degli interrogativi, io spero che la regia ci aiuti. Ci hai aiutato? Grande. Federico Martucci ci ha aiutato? Allora, ecco, ritorna Tatiana. Allora, mentre tu tornavi, no, tu mi hai lasciato da solo, ma io mi sono arrovellato in alcune domande, perché ovviamente tu parti dal frigorifero, no? E va bene, però a me la prima domanda che viene da fare è, sì, ma tutta la roba che io adesso ho dentro al frigo a casa, dove la metto? No, io l'ho consumata. Ah, tu prima... Avevo pochissime cose, ovviamente prima le ho consumate...
quello che non sono riuscita a consumare, perché magari il freezer era molto pieno, il congelatore, le ho date a mia mamma e poi mi Perfetto, tu sono quindi come divertita. San Francesco ti sei spogliata dei beni e poi sei andata Esatto. senza frigorifero. Ecco, ma il problema è che quello che c'era dentro l'hai mangiato, però poi non potevi più acquistare roba che necessitasse del frigorifero. Sì, compravo cose che generalmente si nel frigorifero, ma che però possono rimanere anche a temperatura ambiente se conservati in un certo modo e se conservati per pochi giorni. Quindi anziché comprare tantissime cose perché sono in offerta e metterle tutte nel frigorifero, tanto c'è posto, si compra Ah, meno cose, ecco. E si questa, consumano tutte. vedi, questa per esempio ha già il sapore di un'osservazione che uno che dà per scontato il frigorifero e non ci rinuncia non farebbe mai. Cioè, in effetti, a noi ci hanno sempre insegnato che il frigorifero pieno, come dire, è simbolo di benessere, no? L'importante, un po' Esatto. come ragionavano le nonne prima, no? L'importante è che tu abbia mangiato. Poi, una volta che hai mangiato, puoi avere qualsiasi problema, eccetera. Però la prima cosa è mangiare. Per cui avere il frigorifero pieno fa sempre un bell'aspetto. Però di solito, se è troppo pieno, poi, voglio dire, qualche cosa la Sì, dobbiamo il problema è buttare. che diventa appunto un po' l'anticamera dello spreco, l'anticamera della spazzatura, perché sfido chiunque a non trovare in fondo, nascosto dietro, un formaggio che ci siamo C'è dimenticati, è rimasto sempre dietro qualcosa, c'è l'insalata. sempre qualcosa, Poi, un po' come la mitica Luisona di cui parlava Stefano Benni, no? C'è sempre quella scatoletta che ci siamo dimenticati, scaduta nel esatto, con i 2010. scheletri nel Ecco, frigorifero. insomma, roba scaduta, no? Nel millennio scorso Sì. che ancora non consumiamo, che però all'epoca magari abbiamo comprato perché era in offerta e visto costa poco Esatto, e perché poi. c'era il 3x2 e quindi si fa scorta, tanto c'è lo spazio, c'è il frigorifero, io poi avevo un frigorifero molto grande, quindi ce ne stava parecchia di roba. Quindi insomma si notava. Allora, e tu quindi decidi di fare la tua prima ecofatica, rinunci al frigorifero. Com'è stato Sì. l'impatto? Cioè ti sei svegliata la mattina dopo, ok, non ho il frigo. Che cosa è cambiato nella tua vita? Beh, è cambiato che appunto è cambiato il modo di fare la spesa. Cominciare. E poi è anche cambiato il modo di mangiare, nel senso che cambiano anche i sapori, cambiano le abitudini, nel senso che anziché andare una volta alla settimana, una volta ogni 10 giorni al supermercato e fare il grande spesone settimanale, si va magari dal piccolo produttore, si compra direttamente dall'orto perché più sono fresche le verdure e più si conservano fuori dal frigorifero, mentre le verdure che si comprano al supermercato sono già state inserite nella catena del freddo, quindi hanno bisogno di rimanere a temperature inferiori, Certo, tu dici altrimenti. se si rompe la catena del freddo, poi appassiscono Esatto. molto più rapidamente, ma questo lo può osservare Esatto. chiunque di noi. Se comprate delle verdure dal supermercato che hanno appunto la catena del freddo e le lasciate fuori, appassiscono, no? Sì, Diventano. appariscono prima. Quindi è cambiato il tuo modo di fare la spesa, mi sembra di capire, in meglio, nel senso che andare dal piccolo Sì. produttore, comprare roba fresca, eccetera, comunque ti dà accesso Esatto, a una qualità di cibo migliore. sì. E quindi è cambiato sicuramente il modo di fare la spesa. Grandi cambiamenti dal punto di vista delle abitudini alimentari non ne ho subiti, nel senso che comunque da vegetariana qual ero, la carne non la mangiavo e sono andata avanti a non mangiarla. Qualcuno, sai Probabilmente che un po' qualcuno dei più. nostri ascoltatori avrà avuto il sospetto, avrà detto, vuoi dire che lei è vegetariana? Perché così è, infatti tu l'hai detto. Vabbè, però siamo in due, sono vegetariana anch'io, quindi siamo in buona compagnia. E per cui. Penso che per un onnivoro conservare la carne o il pesce sia un po' problematico, nel senso che bisogna comprarla e mangiarla in giornata, altrimenti Certo. diventa pericoloso. Certo, tu dici Il consumarla tema è per quanto subito. riguarda i formaggi freschi, se uno li mangia poi li deve consumare in giornata, se li ha comprati. Quelli stagionati invece possono rimanere fuori dal frigorifero, come si usava una volta, si tenevano in cantina. Io ricordo che mia nonna aveva il caciocavallo in cantina appeso, per Conservato in cui cantina. sì. Tra l'altro, noi oggi consideriamo il frigorifero, no, un'evoluzione, insomma, è stata un'invenzione, no, importante, pazzesca, però nel passato effettivamente certi modi di conservazione erano anche più salutari, anche per il cibo, no? Cioè la cantina che aveva una certa umidità, che era posta a una certa profondità, insomma, c'era tutto uno studio dietro, non è che i nonni facevano le cose così, tanto per farle. Quindi qualche cosa sarebbe bene recuperarla. Per cui tu dici, dal
dal punto di vista alimentare hai cambiato un po' le abitudini, però mi sembra di capire che non è stata una rinuncia che, come dire, ha condizionato la tua vita quotidiana, cioè non ti mancava il frigorifero, tant'è vero che l'hai riacceso dopo tempo. Non tantissimo, devo dire, molto meno rispetto a quanto mi aspettassi, pensavo che fosse più traumatico, fermo restando che comunque è una grandissima comodità e io ancora oggi ho il frigorifero, ovviamente certo, molto più piccolo, però... Ah, l'hai cambiato? No, non l'ho cambiato, semplicemente ho cambiato casa, quindi adesso abito in una casa molto più piccola rispetto a quella dove vivevo quando ho fatto questa ecofatica, il frigorifero c'era già e quindi ho venduto quello precedente e ho tenuto quello che era già in questa casa, che è molto più piccolo. Ah, perfetto. Tanto hai detto comunque più piccolo mi va bene lo stesso, non mi serve esatto. Il frigorifero grande. Tatiana, ma sono curioso di una cosa, ma ok, tu decidi di fare questa ecofatica, ti impegni, no? E quindi vivi anche tutta l'esperienza, ma chi ti stava intorno, no? Come l'ha presa? Cioè, cosa ha detto? A un certo punto rinuncio al frigo. L'hanno presa bene? Bene, cioè io stavo leggendo, ti stavo raccontando che stavo leggendo questo libro, Dormire nudi e verde, dove l'autrice ha appunto rinunciato tra tante altre cose anche al frigorifero. Sì. Era notte, no? Io leggevo questo libro, la mattina dopo ho detto al mio compagno Matteo, ma Matteo, ho pensato una cosa, ma secondo te se noi spegnessimo il frigorifero proprio così, Cioè, Tatiana, ma gliel'hai detto di mattina? Cioè, di mattina lui si era appena sì. svegliato, non so se... Niente, tu l'hai accolto così. E lui cosa ti ha detto? E lui è un bravissimo ragazzo, mi segue sempre con molto entusiasmo in tutto quello che faccio, mi ha detto, ma sì, perché no, proviamo, dai. Cioè, ho avuto l'appoggio proprio... Beh, ma un'accoglienza fantastica. Allora io suggerisco un esperimento a voi che ci state ascoltando. Provate a dire domani mattina al vostro compagno, alla vostra ragazza, fidanzata, moglie, marito, eccetera. Caro, ma senti, ma se spegnessimo il frigorifero per un mese, poi ci mandate le reazioni. 328-326-0230, ci scrivete le reazioni e così vediamo, no, quanti sono quelli che insomma reagiscono in questo modo, perché insomma è una persona illuminata il tuo compagno, quindi lui ha reagito bene. Ma la reazione buona l'hanno avuta tutti, anche amici, parenti, insomma nessuno ti ha detto ma che follia stai facendo. Qualcuno mi ha guardato un po' storto, però sai, non vivendo con me, dicono vabbè, ma saranno affari suoi. Mi ha colpito molto la reazione di mia nonna, perché mia nonna, che ha quasi 80 anni e non è nata con il frigorifero, mi ha detto ma tu sei pazza. Ah. Quindi lei, che ha vissuto senza frigorifero e poi ha vissuto diciamo l'introduzione del frigorifero nella sua vita come un miracolo, diciamo, non ha assolutamente capito questo mio voler. Quindi lei, avendo vissuto questa conquista, non era disposta a rinunciarci. Esatto. Ha detto, è che sei pazza, il progresso ci ha portati al frigorifero, tu adesso te lo vuoi togliere, esatto, da sola per scelta tua, figuriamoci. Esatto, questa sua reazione mi ha veramente molto stupita, perché io mi aspettavo che da parte di chi ha vissuto magari decenni senza avere il frigorifero, mi aspettavo che dicesse, cioè sono sopravvissuta fin da adulta, cosa c'è di strano? Certo, anzi... Mi ha proprio detto, ma tu sei pazzo! Magari una reazione come dire, che ci vuole? Cioè io ho vissuto senza, esatto, frigorifero per 50 anni, figuriamoci se non ci riesci. Invece lei l'ha presa così, vabbè, questo è il potere del progresso. Quindi ha cambiato, diciamo, il tuo modo di fare la spesa, ha cambiato anche il modo di vedere il frigorifero. E tu, da queste esperienze, diciamo, che cosa hai fatto? Hai tenuto un diario? Come le hai gestite? Io ho documentato tutto sul blog, quindi tutto quello che è successo nell'anno delle ecofatiche è tutto consultabile sul blog. Quindi tu aggiornavi periodicamente il blog, dove lo troviamo? Sempre su ideetascabili.it? Sì, ideetascabili, nelle categorie ci sono proprio tutte le ecofatiche, dalla prima alla dodicesima, tutto, diciamo, il mio diario con impressioni, difficoltà, eccetera. Allora, nelle prossime settimane, noi adesso, oggi abbiamo, diciamo, analizzato così la prima ecofatica, ma nelle prossime settimane ci racconti anche le altre, giusto per capire, no, che cosa è successo. Ce ne vuoi dire qualcun'altra, così, per incuriosire chi ci ascolta? Sì, prima abbiamo anticipato senza sigarette, poi c'è stato senza prodotti chimici, che mi ha portato poi ad appassionarmi alla cosmesi naturale autoprodotta, e poi senza auto, senza superfluo, che riguarda un po' tutto. Poi ho anche rinunciato ai prodotti animali, quindi da vegetariana a vegana,
Beh, insomma, ce ne sono parecchie di cose da vedere, perché senza prodotti chimici o senza superfluo sono capitoli che poi andremo ad Esatto. analizzare più approfonditamente, no? Perché ci sono tante sfaccettature. Comunque, se voi che siete all'ascolto intanto volete qualche anticipazione, volete rileggere, diciamo, i diari di queste ecofatiche, www.idetascabili.it. Noi ci troviamo presto con altre ecofatiche insieme a Tatiana Maselli. Ciao Tatiana e grazie. Grazie, ciao, ciao.